Buongiorno ragazze, eccoci tornate con il video dei prodotti preferiti e più usati nei mesi estivi. Non sono una di quelle che d'estate non si trucca, però anche io li sento i 40 gradi, quindi la base non è più perfetta e il trucco va bene come viene. Quindi non vi aspettate tanti prodotti, non ne ho, boh, credo 5-6, non molti di più. Preferiti e bocciati, come al solito. Iniziamo subito dai preferiti. Allora, ammetto che ho rivalutato. Io ho sempre usato i gloss alla fine, magari con una matita sotto, però rimango io fedele alle tinte matte o semi-matte. In particolar modo ho un grande, grandissimo amore, ho riscoperto un grandissimo amore per queste tinte di Huda Beauty, i liquid matte classici. In particolare io ho preso questo qua, queste quattro tinte mini, che sono nei colori Trophy White, Jet Setter, che è quello che mi vedete addosso, Icon e Medusa. Ho messo il patacchino al contrario. Eccolo qua. E allora, Trophy Wife è tipo questo colore qua. Molto bello, bellissimo. Jet Setter è questo, quindi un po' più chiaro, tendente più sull'arancione, molto particolare. Icon è perfetto, quindi è sul rosso, un nude ma sul rosso. Mentre Medusa sulle mie labbra fa un viola malva, un po' effetto morto, che io adoro. E quindi mi piacciono davvero tantissimo questi rossetti, ve li consiglio, queste tinte liquide, ve le consiglio. Stesura meravigliosa, bisogno di matita zero, durata eterna. Adorabili, adorabili, consigliatissime, quindi liquid matte di Huda Beauty. Non so se questo kit sia ancora disponibile, però so che ce n'erano due o tre addirittura fatti così. Io preferisco, come discorso generale, io preferisco queste tinte piccoline, perché se no a comprare la tinta grande a me durano una vita. Magari ne compro 10, ma anche solo 3. Io 3 tinte non le finirò mai più, quindi preferisco averne di più, ma più piccoline. Consiglio. Poi, Catrice, correttore contorno occhi. Faccio una premessa ancora. Ultimamente, anche prima dell'estate, il mio viso sta attraversando veramente delle fasi orrende, non so perché, però sta diventando molto molto secco. Io ho sempre sofferto di pelle grassa, acneica quando ero più giovane, adesso grassa. Invece ultimamente sta diventando secco, quindi sto facendo davvero fatica ad usare i prodotti che acquistavo normalmente. Questo io ve lo consiglio. Comunque il mio contorno occhi ha avuto un momento in cui non riuscivo a sopportare nulla, neanche lui, ma non c'entra il prodotto di per sé, c'entra il mio contorno occhi. Lui è perfetto, in particolare Catrice correttore camouflage, il mio è nel colore 025 Rosy Sand. Io ve lo consiglio scuro, anche se avete se siete chiare di pelle, comunque prendetelo più scuro di questo. Io non ho voluto rischiare, ho fatto male, avrei dovuto prendere quello più scuro. Per un'occhiaia è importante, anche se non eccessiva. Io vi consiglio la numerazione dopo. È morbido, si estende benissimo con i polpastrelli, non va nelle pieghe, va fissato, dura tanto, non svolazza. Un ottimo, un ottimo, un ottimo prodotto. Quindi super consigliato e poi costa veramente un'eresia. Ho ripreso il mio grande amore, dato che sono abbronzata, posso finalmente utilizzare lui. Che cos'è? Makeup Forever Ultra HD, il fondotinta in stick, nella colorazione Y245, colorazione che io durante l'anno non riesco ad usare, adesso che sono abbronzatissima, ditemi che si vede, riesco ad usarlo. È un fondotinta in stick, tappino, cosa che vi nominavo rispetto ai prodotti Mulac, e poi un normalissimo prodotto in stick. Non ha nulla a che vedere col fondotinta Mulac per me, nulla. Quando lo applicate sulla pelle scorre in modo morbidissimo, non lascia segni, copre, è facilissimo da stendere, facilissimo da sfumare, fa un effetto photoshoppato, è bellissimo, quindi costa tanto perché è un prodotto che costa, però io ve lo consiglio. Ve lo straconsiglio veramente, se avete la possibilità provatelo. E non fatevi spaventare dal fatto che è in stick perché è facilissimo. Se volete però c'è anche fluido, sempre fondotinta Ultra HD. Quindi questi erano i tre prodotti più usati e preferiti dell'estate, assolutamente. Però purtroppo ho un bocciato e mezzo, mettiamola così. Allora, il primo bocciato che con rabbia, ma con tantissima rabbia, è questo. Perché lo parlo al singolare? Perché tanto è sempre la stessa cosa, cambia solo colore. Ed è l'eyeliner di Essence, Eyeliner in Pen Extra Long Lasting. Come vedete ce l'ho in nero e in giallo. Se voi ve li applicate, ah scusatemi, normalissimo a pennarello, scusate. Se voi ve li applicate sulle mani, questi cosi qua hanno un colore pieno, luminoso, intenso, bellissimo. Anche il giallo, bellissimo.
voi li provate ad applicare sugli occhi, qualsiasi cosa abbiate, dal niente a una crema, un fondotinta, una polvere, qualsiasi cosa, questi non scrivono nulla. Infatti la linea nera che vedete, che non è nera, è ottenuta con tipo 20 passate di questo, non scrivono. Io non so veramente cosa fare, non riesco a farli scrivere. Si vede che si appoggiano su quello che c'è sotto e non riescono ad avere abbastanza scrivenza. Tenuti a testa in giù, scossi, riscritto sulla carta per provargli a far andare via quello che c'era magari nel pennino. Niente. Ed è un peccato perché la qualità del prodotto all'interno sarebbe ottima. Ma li devo bocciare perché io non posso... Cioè, non anche insistendo, non riesco comunque ad ottenere un bel effetto. Quindi... con grande dolore no. E mi dispiace, ma l'altro prodotto che devo bocciare, e state molto attente però questa volta, è questo fondotinta, questo, sì, fondotinta, questo mascara di Essence. Si chiama Essence Super Curl Volume Mascara Eye Opening. Allora, ha uno scovolino stranissimo che è fatto così. Quindi, come vedete, curvo con tutti questi micro dentini. L'effetto è quello che vedete nei miei occhi, cioè un effetto naturale ma estremamente a piuma, quindi le sopracciglia, le ciglia vengono ben definite, è come se fossero le vostre ciglia naturali ma bellissime. E questa cosa a me piace tantissimo, ovviamente non è un mascara che vi consiglio per un effetto ciglia finte, però per un effetto naturale, un naturale bello, bellissimo, assolutamente. Quindi voi direte, perché allora Sara ne parli male? Perché io con questo mascara mi acceco un giorno sì e l'altro pure. Qual è il problema? Un po' sarò rincoglionita io, ve lo concedo, ma questi cacchiarola di dentini fanno malissimo. Se voi volete andare vicino, sia sopra che sotto, è un niente che ve li mettiate negli occhi, ma proprio un niente. E quando ve li mettete negli occhi fanno un male allucinante, perché sono proprio a punta, non sono come i mascara che sono piccolini, fitti fitti, rotondi, sono a punta, e ste puntine nell'occhio fanno un male allucinante. Quindi io non riesco a concepire un mascara fatto così, cioè mi faccio veramente male, ma non sto scherzando. Voi non vedete la mia scrivania, ma io ho il collirio perché fino all'altro giorno mi faceva male l'occhio. Quindi no ragazzi, lo devo bocciare per forza con grande dolore. Niente, questi erano i prodotti più usati e preferiti e non di quest'estate. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!